Benvenuti e ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare di autenticazione in due passaggi con il sistema di Google con e senza smartphone. Ecco, diciamo subito che la via più semplice, confortevole e naturale di usare questo sistema è mediante l'app che esiste per il vostro smartphone. Ci sono delle alternative e hanno anche il loro scopo di esserci, però ecco, diciamo che la via più naturale di usare questo sistema appunto è mediante in combinazione con il vostro smartphone. Per chi già usa questa autenticazione in due passaggi di Google, non è un mistero, quindi se già lo usa sarà in chiaro di cosa si tratta. Per chi ancora non l'ha attivato o dei dubbi nell'attivarlo o non ne ha mai sentito parlare, l'occasione giusta per avere almeno una panoramica su cosa sia. Innanzitutto lo scopo cos'è? È aumentare la sicurezza per l'accesso al vostro account Google, quindi principalmente stiamo parlando di sicurezza, che è tutt'altro che indifferente, eh? È una cosa positiva. Si deve fare un certo lavoro preparatorio di impostazione iniziale, ma poi abbiamo a che fare con un account più solido, perché, come dice il nome, per accedere, quindi per autenticarsi, per entrare, per fare la login nel nostro account di Google, abbiamo bisogno di due passaggi, non più di un solo passaggio. Cosa intendo? Intendo questo, ve lo mostro con due immagini. Ecco. Questa è una finestra sicuramente conosciuta, è una pagina web conosciuta a chi accede al proprio account Google, è la classica pagina di login, di accesso, di autenticazione. Qui si mette il proprio indirizzo email come user, la propria password e si fa enter o si preme, si fa clic su accedi e si accede al proprio account. Questa è l'accesso normale, diciamo così, ad un passaggio. L'accesso in due passaggi implica, dopo aver fatto enter su questa finestra, una seconda finestra. Quindi, se avete attivato questa opzione, vi apparirà un'ulteriore finestra, che è questa, che vedete, si intitola proprio Verifica in due passaggi, eh? E cosa chiede? Chiede l'inserimento di un codice e questo codice è compito, vedete qui l'icona che simboleggia lo smartphone, è compito della app Google Authenticator che è installato opportunamente sul vostro smartphone, è compito di questa app generare casualmente questi codici a 6 cifre continuamente nel tempo. Questa app continua a generare ogni 30 secondi un nuovo codice. Voi nel momento che volete entrare con la verifica in due passaggi, siete qui, prendete in mano il vostro smartphone. Digitate le cifre che in quel momento vi presenta l'applicativo Google Authenticator e fate verifica e finalmente entrate nel vostro account Google. Ecco, immagino che a chi dà già fastidio dover inserire una password darà doppiamente fastidio pensare di dover inserire anche un ulteriore codice in un secondo passaggio, però questo va tutto a favore della sicurezza del vostro account. Quindi sapete che io sono almeno dove è facile applicare queste regole di sicurezza sono favorevole e quindi io vi consiglio caldamente di attivare questo login in due passaggi. Anche perché c'è un piccolo dettaglio che non vi ho ancora detto. Su questa seconda pagina, quella del secondo passaggio di autenticazione, c'è un'opzione qua sotto, vedete, sotto il codice, non chiedere più i codici su questo computer. Ecco, se voi attivate questo check, fate clic qua e attivate, dalla prossima volta non vi verrà più chiesto il secondo passaggio, pur avendo attivato l'autorizzazione in due passaggi, non vi verrà più chiesto il codice di verifica. Ma attenzione, allora voi dite, ma allora cosa serve? E attenzione, il trucco c'è. E il trucco consiste nel computer che voi indicate con questa opzione come affidabile. Cosa vuol dire? Che questa opzione la dovete attivare solamente
sul PC personale vostro, il cosiddetto PC personale, perché sapete che lo usate esclusivamente voi, che sia il vostro portatile, il vostro PC da tavolo, a casa, quello che volete voi. Ma mi raccomando, attivate questa opzione solo se ritenete quel PC affidabile. Cosa vuol dire affidabile? Che avete accesso solo voi, è proprio il vostro PC personale. Per intenderci, se andate in un internet café che ha l'accesso ad internet e volete leggere la vostra posta e da lì accedete con il vostro account Google, non ho bisogno di dirvi io che non è il caso di indicare quel PC pubblico nel bar, nell'internet café, come PC affidabile. Quindi questa opzione la userete probabilmente una volta sola nel vostro utilizzo della verifica in due passaggi, lo utilizzerete probabilmente una volta sola, avrete un vostro PC personale e quello sarà il candidato ad essere un PC affidabile, in modo che il sistema non vi chieda più la verifica in due passaggi, ma per altri apparecchi escludetelo. Quindi che voi poi accediate dall'ufficio, ripeto, da un internet café, che siete in vacanza, che ne so, in Australia, in spiaggia, accedete anche da lì al vostro account Google, e avete attivato la verifica in due passaggi, avete comunque sempre con voi il vostro smartphone, non avrete nessun problema a inserire un numero di 6 cifre e fare la verifica. Non attivate mai, quindi, in apparecchi al di fuori del vostro personale, non attivate mai questa opzione per rendere affidabile il vostro PC. Affidabile vuol dire che Google vi evita il secondo passaggio perché voi gli avete detto: guarda, su questa macchina sono sicuro che la userò solo io, è inutile che mi chiedi la verifica in due passaggi. Però attenzione, eh? Di farlo solo ed esclusivamente per gli apparecchi dai quali siete sicuri che sono effettivamente affidabili, cioè vostri ed esclusivamente di vostro accesso. Voilà, questo in sostanza è il funzionamento del sistema di accesso in due passaggi che vi aumenta la sicurezza per il vostro account Google. E funziona appunto mediante questa app che vedete qui esposta qui nello sfondo, questa app, per esempio in questo caso per Android, chiaramente Google ovviamente la crea e c'è per la sua piattaforma Android, quindi voi installate, vedete nel mio caso risulta ovviamente già installata sul mio smartphone, voi installate questo applicativo, lo cercate nel vostro Google Play, cercate Google Authenticator, lo installate e vi ritrovate questa app che vi crea, genera appunto i codici una volta che avete impostato l'app per generare i codici per il vostro account. Vediamo un paio di screenshot. Vediamo un po' se sì, questi ve li ho mostrati. Sì, vediamo un paio di screenshot giusto perché è come avere il telefono in mano, insomma, ecco, una volta che l'app è installata, si presenta con questa interfaccia. Installata e già impostata. In questo caso vedete ci sono due account Gmail impostati per i quali l'applicativo sta generando dei codici, vedete, a 6 cifre. Se voi ne avete uno, ovviamente ne avete uno, se ne avete tre, ne avete tre, quello che volete, ne potete aggiungere quanti ne volete. E questa è appunto l'applicazione già impostata, quindi già con ogni generatore di codici legato ad un account Gmail. Come si fa a collegare un account Gmail a un motorino di generatore di codici, chiamiamoli così? Lo si fa, come lo vediamo fra un attimo, e giusto prima volevo portarvi la vostra attenzione su questa, diciamo così, clessidra. Questa funge da clessidra. Ogni 30 secondi viene generato un codice nuovo e questo, diciamo, diagramma torta che funge da clessidra, il celestino diminuisce man mano che il tempo passa e poi diventa tutto nero e ricomincia a diventare celestino questa clessidra man mano che i codici vengono creati. Ecco, come si collega appunto questa app al vostro codice? Ecco, questo lo saltiamo. Ecco qua, nel menu di questa app c'è appunto le impostazioni e una volta che aprite le impostazioni vedete che c'è una opzione molto pratica che è quella di scan e barcode, qui in inglese, che vuol dire scansire un codice
a barre. In realtà non è il classico codice a barre, ma è un QR code. Questi penso che lo riconoscete dall'icona, li avrete già visti questi codici a due dimensioni, codici a barre, tra virgolette, a due dimensioni, si chiamano QR code. Ecco, scansire, non mi piace dire scannare in italiano questo codice, quindi dico scansire, anche se non so se esiste, se è corretto comunque. Mi suona meglio che scannare, ecco, quindi potete fare clic, tappare col vostro dito su questa opzione e parte, se l'avete installato sul vostro smartphone, l'app per leggere i codici a barre che interpreterà il codice opportunamente creato nel vostro account Google in modo da collegare automaticamente il vostro account Google a questo app, a questa applicativa. E una volta letto questo QR code, immediatamente si presenta questa interfaccia col vostro account con il primo codice generato e avanti così che continuerà a generare i codici d'ora in avanti. Ecco, il codice QR per accedere, scusate, per impostare automaticamente senza dover digitare nulla, semplicemente con una lettura di questo codice QR, dove lo trovate nel vostro account Google. Lo trovate quando nelle impostazioni del vostro account, quindi accedete qui al vostro account e nelle impostazioni di sicurezza del vostro account, quindi fate clic qui. Vi appare il pannello dove potete impostare tutto quello che volete dei vostri servizi Google che usate e dentro lì c'è una voce sulla sinistra che parla di sicurezza. Ecco, lì è il capitolo giusto per trovare le opzioni per attivare la verifica in due passaggi. Ecco, se non l'avete ancora fatto, lì vedrete che avete il vostro link per attivare la verifica in due passaggi. Quindi seguite la procedura guidata che Google vi guida in questa procedura e ad un certo punto vi apparirà una schermata tipo questa, ecco, giusto per avere sott'occhio, vedete, configura Google Authenticator e vi appare qua il codice QR famoso. Dentro qui ci sono tutte le informazioni necessarie alla app sullo smartphone per appunto collegare univocamente il generatore di codici con il vostro account Google. Una volta fatto quello, appunto, da questa opzione, ripeto, vi ritrovate in questa situazione e qui inizia a generare i codici necessari appunto all'accesso in due passaggi, che è quello che abbiamo visto prima, quindi per inserire quei codici lì. Quindi quel codice che vedete qui, per esempio 246174, se il vostro account Google è quello, digitate 246684, verifica ed entrate nel vostro account in due passaggi. Questo spiegato, spero di essere stato abbastanza chiaro. Qui addirittura c'è anche un video che vi spiega come funziona la verifica in due passaggi, anche se in inglese, vabbè, comunque c'è un video qui sulla pagina dell'app. Ecco, questo in sostanza è in modo stringato il funzionamento della verifica in due passaggi. È vero che due passaggi sono più macchinosi che uno, però più sicurezza è meglio di meno sicurezza e quindi io consiglio caldamente di attivare la verifica in due passaggi per il vostro account Google. E è molto comodo, ripeto, perché lo smartphone, penso chi ce l'ha sempre con sé e quindi non c'è pericolo di non avere a disposizione il generatore di codici per accedere al proprio account. L'avete sempre il vostro smartphone, lo prendete, attivate l'applicativo, leggete il codice, lo inserite ed entrate. Questo è quanto concerne, diciamo, l'utilizzo normale di questa tecnica dell'accesso in due passaggi, utilizzo previsto il più confortevole, diciamo, quindi la combinazione fra il vostro account Google su un apparecchio che è un portatile, un tablet, un PC da qualsiasi parte e l'uso in combinazione del vostro smartphone con questa app installata. In questo video però parlo nel titolo anche di utilizzo di questa autenticazione senza smartphone e vedremo poi più avanti in questo video che c'è anche l'alternativa a questa app, quindi non necessariamente si deve avere per forza uno smartphone con installata questa app, anche se, ripeto, è molto più confortevole e caldamente consigliato usare quel sistema, però c'è anche l'alternativa per determinate situazioni e casistiche che vedremo poi. Ecco, una prima
come dire, alternativa per modo di dire, vedremo un attimo, fra un attimo perché, è la generazione del codice QR per collegare il vostro PC all'applicativo Google Authenticator sullo smartphone. Esiste, appunto, esiste direttamente anche nei repository del nostro Ubuntu, quindi fra i pacchetti di software installabili c'è anche la versione, diciamo così, per PC di questo applicativo, di Google Authenticator, per dirla in due parole. E il pacchetto si chiama così, libpam Google Authenticator. Ecco, io ho già aperto il Software Center, voi aprite Ubuntu Software Center, cercate anche solo Google Authenticator, non necessariamente tutto questo nome, ma fate voi, lo trovate in descrizione del video, potete far copia e incolla, cercate questo pacchetto nel Ubuntu Software Center e vedete che io naturalmente l'ho già installato, vedete qua il nome del pacchetto e una volta installato questo pacchetto vi mette a disposizione questo programma, vedete che si chiama proprio Google Authenticator, guarda caso, ma guarda un po', si chiama praticamente esattamente lo stesso nome dell'app che avete sul vostro smartphone, si chiama uguale perché ha lo stesso scopo. Sul PC potete ottenere il codice di accesso e anche il codice QR per collegare il vostro PC con la sua chiave specifica al vostro Google Authenticator sullo smartphone. Come si fa? Posso anche mostrarvelo naturalmente, quindi si esegue in un terminale questo programma, quindi ho già aperto un terminale e ve lo mostro, quindi Google Authenticator, Enter, e voilà, la magia è fatta, vedete che magicamente Google Authenticator vi disegna nel terminale, quindi interfaccia caratteri, non è male l'effetto, vi disegna un codice QR, vedete lo riconoscete, tipico, che potete leggere con un appunto con l'applicativo di scanning del vostro smartphone, potete leggere questo codice a barre, questo QR code, e quindi collegare non più il vostro account Google in questo caso, ma il vostro PC. Il vostro account del PC, cioè la vostra user di login del PC, l'avete collegata al generatore di codici per l'accesso in due passi, quindi anche con il vostro che il telefono mi avvisa di una cosa, ecco, potete attivare volendo la verifica in due passaggi anche per la login per l'accesso al vostro PC Ubuntu. Questo è possibile grazie appunto anche a questo programma che ci facilita le cose generando il codice QR direttamente. Se il codice QR per un qualsiasi motivo non lo si vede bene come lo vedete qui, nella sua forma classica regolare, c'è comunque questo link qua sopra, lo vedete, questo link qua, che se voi lo mettete in un browser, facciamo copia di quel link, una nuova scheda nel vostro navigatore web o browser, facciamo enter, e voilà, viene riprodotto comunque qui in buona qualità lo stesso codice QR, adesso è difficile dire a occhio, comunque questo garantito che è questo, perché è la stessa cosa. Ecco, quindi leggete questo codice QR e potete aggiungere agli account riconosciuti dall'applicativo, dalla app, torniamo qui, quindi aggiungere qui nell'elenco dei generatori di codici anche la user del vostro PC, che potrà servire appunto per attivare il sistema in due passaggi anche sul PC, volendo. Ok. Abbiamo eseguito, torniamo un attimo nel terminale per il momento, quindi andiamo con ordine. Cosa è successo? Questo Google Authenticator in realtà non è finita l'esecuzione, abbiamo iniziato ad eseguire, ha generato il codice per agganciarlo nello smartphone, ci visualizza la chiave segreta del PC legata al nostro account, alla nostra user del nostro PC, ci genera
ad ogni esecuzione una sua chiave segreta univoca. Ecco, questa chiave segreta esiste anche naturalmente per il vostro account Google, cioè il sistema di funzionamento è sempre quello della verifica in due passaggi. In realtà, ovviamente per l'account Google non ve l'ho mostrata, ma c'è per il mio account Google, c'è per il vostro account Google. E questa chiave segreta è quella appunto che rende univoco, diciamo così, l'accoppiata fra l'app Google Authenticator, quella che genera i codici, e il singolo specifico account, quello che crea l'accoppiata univoca, in modo che quei codici generati per quell'account valgano solo ed esclusivamente per quell'account. E questa è chiave. E viene chiamata segreta non per nulla, perché non dovrebbe essere mostrata a nessuno. Parlo al condizionale perché in questo momento vi sto mostrando la chiave segreta per la mia user su questo PC, però ha solo un valore didattico in questo caso, perché prima di tutto ad ogni esecuzione di Google Authenticator questa chiave viene generata nuova, quindi volessi attivare la verifica in due passaggi su questo mio PC non userei di certo questa chiave che vi sto mostrando adesso, ma rifarei la procedura. E quindi uso, scopo didattico appunto, in chiaro, diciamo così, Google Authenticator, ve lo mostro come funziona, anche se vi sta mostrando in questo momento la chiave segreta. Questa chiave segreta, ripeto, esiste anche per il vostro account Google, ma non dovete farla vedere, se si chiama segreta un motivo ci sarà. Ecco, poi vi mostra un primo codice di accesso generato a 6 cifre, come farebbe l'applicativo sullo smartphone, e una serie di codici di emergenza. Questi codici di emergenza o di backup, come li chiamo qui nella mia scaletta, sono importantissimi. Perché sono importantissimi? Perché se tutto questo marchingegno della verifica in due passaggi non dovesse funzionare per un qualche motivo, voi siete tagliati fuori dal vostro account Google o dal vostro PC. Siete tagliati fuori perché mettete user, mettete password, ma se il codice di accesso di verifica normale non funziona per un qualche motivo, sareste tagliati fuori. Ecco che allora intervengono questi codici d'emergenza, che non c'entrano niente con questi altri codici, ma sono validi perennemente per essere usati in caso di emergenza. Quindi ognuno di questi codici è valido comunque una volta sola. Quindi mettiamo che ho dei problemi ad accedere al mio PC, uso questo codice 8847075. Una volta usato, una volta fatta la login al mio PC, questo codice non posso più usare una seconda volta, diventa subito non più valido appena viene usato. E quindi si passa a questo, si passa a questo, si passa a questo, infine si passa a questo. Ecco, questo sono codici di emergenza, che servono appunto, come dice il loro nome, per le emergenze. Il sistema in due passaggi a me, in tutti gli anni e il tempo che lo sto usando, non mi ha mai dato che sia un solo problema. Quindi i codici di emergenza non li ho mai avuti bisogno, a meno che non abbia voluto usarli io di mia iniziativa, avendo, che ne so, spento lo smartphone, dimenticato, insomma, non avendo sotto mano in quel momento lo smartphone che mi genera il codice sul momento. Avevo i miei codici di emergenza stampati su un foglietto di carta, per dire nel mio portamonete, tanto per fare un esempio, e quindi tolto quello dalla mia lista, stralciato uno, utilizzato e sono entrato comunque nel mio account Google. Però è stata una mia iniziativa, non è che ho avuto dei problemi tecnici. Quindi sono proprio dei codici di emergenza, utili nei casi difficili, che però non capitano praticamente mai. Però sono importanti, e naturalmente devono essere stampati, scritti, trascritti da qualche parte al di fuori dell'apparecchio, nel caso presente del PC, o al di fuori dell'account Google al quale bisogna accedere, perché se questi codici sono salvati all'interno dell'account stesso, non li avremo a disposizione quando ne avremo bisogno, quindi bisogna salvarseli fuori. Codice d'emergenza, quindi, che anche nel vostro account Google, quando voi andrete qui ad attivare la verifica in due passaggi, sarà una delle prime cose che vi viene chiesta di generare dei codici di backup o di emergenza per
In caso di necessità, appunto, vi verrà proprio chiesto nella procedura di attivazione del sistema in due passaggi di generare questi codici d'emergenza per il vostro account Google, come qui ha fatto la stessa cosa per il mio account del PC, per la mia user qua del PC. Ecco, non è finita qui l'esecuzione, come potete vedere, perché poi inizia a fare delle domande questo Google Authenticator qua in fondo. Alla prima domanda bisogna rispondere di sì. Perché la prima domanda è: devo salvarti la tua chiave segreta, i tuoi codici in questo file nella tua home? E voi rispondete di sì. Questo perché questo file che viene salvato nella vostra home verrà utilizzato dal sistema di autenticazione in due passaggi sul PC Ubuntu qualora lo attivaste. Quindi è necessario che ci sia questo file. Quindi voi rispondete di sì. Ecco, alle prossime domande sono domande sul grado di sicurezza che volete dare a questo sistema in due passaggi sul vostro PC, quindi più o meno restrittivo. Vabbè, suggerimento è di rispondere, boh, leggetevi tranquillamente le domande, qualora volete applicare questo sistema. Adesso non stiamo qui a leggerle così, però diciamo che in linea di massima sì, sì, no e sì. È sufficientemente restrittivo come impostazione, potete anche sempre poi cambiarle successivamente queste opzioni. Comunque, adesso è finito effettivamente l'esecuzione del programma, vedete, siamo tornati al prompt del terminale e appunto nel frattempo questo programma ha provveduto a creare questo file nella nostra home, quindi posizioniamoci nella nostra home, andiamo a cercare quel file così lo guardiamo. Diciamo che la cosa probabilmente può sembrare un po' macchinosa e complicata adesso che ve la sto spiegando, perché non è semplice spiegare anche le cose semplici, però in realtà poi alla fin fine, una volta impostato, è molto trasparente e facile la cosa da usare. Eccolo qua, Google Authenticator, vedete nella home, è un semplice file di testo. Se lo apriamo, vedete che non ha fatto nient'altro che salvare in questa sequenza, in questa forma a lui necessaria, la nostra chiave segreta, vedete VCW, eccola qui, le impostazioni, come abbiamo risposto alle domande, le tre domande qui, ha messo i vari parametri e ha anche salvato qui i codici di emergenza. Ecco qui più che altro per poi stamparseli, perché ripeto, è inutile tenere i codici di emergenza nel PC stesso se poi siamo tagliati fuori dal poter entrare nel PC. Quindi soprattutto questi sarebbero da stampare fuori su un foglio di carta. Ecco, questo è un file che se non attivate la verifica in due passaggi, la login del vostro PC, è assolutamente inutile. Qualora lo attivaste è indispensabile, quindi didatticamente, anche se su questo PC non ho attivato la verifica in due passaggi, vi mostro cosa succede fino in fondo. Ecco, vediamo di riprendere il filo del discorso. Quindi vi ho mostrato cos'è l'app di Google, a cosa serve a generare i codici, e vi ho mostrato che c'è il corrispondente generatore di codici anche per il vostro PC Ubuntu. Basta che cerchiate un pacchetto nel Software Center, nell'Ubuntu Software Center. Ecco, come si attiva? Probabilmente a questo punto vi ho incuriositi, ma allora come attivo la login in due passaggi per aumentare la sicurezza anche del mio PC? Quindi come faccio a mettere user, password e il codice di verifica anche nel PC Ubuntu? Non lo vediamo in questo video, se no non finiamo più, ma lo vedremo in un prossimo video. Questa è una promessa, ve lo dico già, garantito. Ho creato un video specifico apposito che vi mostrerà come si attiva la verifica in due passaggi, la login del vostro sistema Ubuntu, né più né meno come che funziona, né più né meno come la verifica in due passaggi del vostro account Google. Stessa cosa, aspettate e vedrete anche quel video. Ecco, abbiamo visto quindi il corrispondente sul PC di questo programma e vediamo come si può generare dei codici senza aver bisogno appunto di questa app di Google. Quindi
Senza avere a disposizione lo smartphone, noi abbiamo un'alternativa per generare, per fare lo stesso lavoro con un'interfaccia grafica anche sul nostro sistema Ubuntu, sul nostro PC. Come facciamo? Poniamo il caso che abbiamo l'obiettivo di generare codici per la verifica in due passaggi per accedere al nostro account Google senza usare lo smartphone. Ecco. Cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno della chiave segreta del nostro account Google, cioè della corrispondente chiave segreta di quella che abbiamo visto qui per il mio PC. Questa chiave segreta, come ho detto, esiste anche ovviamente, perché il sistema è basato proprio su quello, esiste anche per il nostro account Google. Da dove si recupera questa chiave segreta? Una volta che avete attivato la verifica in due passaggi, lo trovate fra i dettagli del vostro account, nei dettagli di sicurezza. Qui, per praticità, vi ho messo il link diretto. Ecco, se voi fate clic, dunque lo prenderete poi dalla descrizione di questo video che state guardando, ci sarà questo link. Voi fate clic su questo link, vi si aprirà la pagina diretta che vi mostra cosa? Questo, quello che vi ho mostrato già anche prima. Facciamo che ingrandiamo la finestra. Ecco, da questo link vi si apre direttamente questa pagina con il titolo Configura Google Authenticator. E cosa appare in questa pagina? Appare il QR code, che è poi il corrispondente di questo, il QR code e, oh, scusate, in un primo tempo solo il QR code, che non è utilizzabile per impostare l'alternativa all'applicazione dello smartphone. Noi abbiamo bisogno proprio della chiave segreta che è dentro questo QR code, ma per vederla in chiaro e poterci fare un copia e incolla, dobbiamo cliccare su questo link che c'è qua su questa pagina. Non riesce a leggere il codice a barre, fate clic qui e vi si apre una seconda parte della pagina. Eccola qua. Con un riquadro giallino nel quale appunto è messa in chiaro la chiave segreta che è poi la corrispondente di questa, ma per il vostro account Google. Questa è univoca e se è segreta c'è un motivo, quindi ovviamente io non vi faccio vedere questa volta la mia vera chiave segreta del mio account Google, ovviamente. Il codice segreto, ecco qui è molto lungo, vedete, è per facilitarne la lettura è presentato in gruppi di quattro simboli spaziati, quindi quattro spazio, quattro spazio, quattro spazio, eccetera, eccetera. Però vedete che già Google vi avvisa, gli spazi non contano, lo vedete scritto qui, gli spazi non contano. È solo una questione grafica per facilitarvi la lettura della vostra chiave segreta, ma voi la potete prendere. Quindi la selezionate, copia, ve la incollate da qualche parte dove poi l'avrete bisogno, la incollate dentro anche nel vostro editor di testo e provvedete a togliere tutti gli spazi fra un gruppo di cifre e l'altro, perché la chiave vi servirà senza spazi, come dice Google, gli spazi non contano. Ecco. Una volta fatto ciò, avete, diciamo, il parametro indispensabile per poter impostare che cosa? Questo. Ecco, accediamo a questo link, che è questo, che è una pagina dove potete scaricare un'interfaccia grafica scritta in Java che provvede a generare i codici di autenticazione esattamente come fa questo Google Authenticator, come l'app per il vostro smartphone, esattamente lo stesso ruolo, è lo stesso scopo, è lo stesso compito, è un programma Java, quindi può funzionare su varie piattaforme, vedete c'è per Windows, per Mac OS X e anche per Unix, che poi vuol poi dire Linux per estensione, quindi anche per la nostra Ubuntu, per la vostra qualsiasi distribuzione che usiate. Quindi andiamo a questa pagina e cominciamo a scaricare l'installatore di questo programma Java, appunto, che poi qui, nel nostro caso, visto che stiamo parlando di Ubuntu Linux, clicchiamo qui e si scaricherà appunto l'installatore. L'installatore, il quale io ovviamente l'ho già scaricato,
qua, eccolo qua. Si scarica questo installatore che è uno script shell, quindi lo si deve rendere eseguibile. Si fa doppio clic e esegui, si sceglie esegui e partirà il partirà che cosa? L'assistente di installazione o wizard, come viene comunemente, vedete, wizard, come viene comunemente chiamato in inglese o in molti programmi. Ed eccoci qua, quindi noi grazie a questo assistente di installazione o wizard possiamo installare questo programma che è l'alternativa per il nostro PC alla app di Google per lo smartphone. Facciamo next, qui ci dice dove vuoi installare, va benissimo nella nostra home, creerà questa cartella dove metterà il programma, facciamo next senza toccare nulla. Qui ci chiede dove creare i lanciatori praticamente dell'applicativo. Ecco, siccome è un applicativo non installato da pacchetto normalmente da Ubuntu Software Center, noi i lanciatori sappiamo che abbiamo una nostra cartella nella nostra home dove possiamo mettere i lanciatori, diciamo così, alternativi, di programmi alternativi che verranno poi anche riconosciuti dalla dash di Unity praticamente. Quindi quando noi andiamo a cercare i programmi con la nostra dash qua praticamente, li vedete qua la nostra dash, noi possiamo cercare tranquillamente anche i programmi lanciatori che sono inclusi in questa cartella, ma questo lo sappiamo già se avete seguito per esempio il mio corso sugli script bash. Ecco, e allora noi gli diciamo ok, metti lì il lanciatore, mettilo proprio lì perché ci fa comodo che sia lì. Quindi noi inseriamo il percorso a quella cartella, quindi percorso per esteso, quindi invece di questo che lui propone, quello di sistema per difetto, noi gli diciamo no, mettilo nella nostra home perché questo è un programma particolare, quindi mettiamo il percorso che è poi questo qua sopra e facciamo next. Praticamente abbiamo quasi finito ed ecco qua il punto cruciale dove ci chiede la chiave segreta. Ecco la chiave segreta, che è quella che noi siamo andati a recuperare, quello che abbiamo visto un attimo fa qua sotto, qua dentro, quello che vi ho fatto vedere prima. Ecco perché dovevate tenervela da parte, copia e incolla, togliere gli spazi e averla lì pronta. La vostra chiave segreta la metterete qua. Nel mio caso ne avevo preparata qui una, diciamo così, di prova dimostrativa, che è praticamente la chiave appunto corrispondente, ripeto, al vostro account Google o a una per il vostro PC, una chiave creata dal programma stesso, dal Google Authenticator stesso, è proprio una chiave formalmente composta in un certo modo, quindi ne avevo preparata una qui proprio per questo tutorial, a scopo didattico, che non ha nessun valore pratico perché è una chiave che non è legata a niente di specifico. Facciamo incolla della nostra chiave, facciamo finta che sia quella del nostro account Google, facciamo next ed è finita. Vedete, molto veloce l'installazione, pochi passi e nessuna complicazione. Facciamo finish, è finita. A questo punto il nostro applicativo è installato e pronto all'uso. Vedete che il lanciatore è stato creato, questo lanciatore viene poi riconosciuto dalla dash di Unity, lo vedete già qui, ecco perché ho già provato a usarlo in precedenza, addirittura è già qua, vedete JOut, che si chiama così il programma. Immagino che la J stia per Java, che è lungo, o J come volete chiamarlo, stia per Java, e out sia per l'authenticator, quindi JOut è il nome del programma. Ecco, è stato installato, il lanciatore è pronto e quindi possiamo provarlo sto programma, vediamo cosa fa. Quindi lo avviamo e vediamo che appare una finestrella come dico lì. Adesso a parte il lanciatore io lo eseguo così. Qui in alto a destra appare una finestrellina che sembra un display a cristalli liquidi dei bei tempi andati, e vedete che è molto semplice come interfaccia, come funziona, né più né meno dell'applicativo Google Authenticator installato sul vostro smartphone.
Quindi io mi posiziono qui, scusate che qui ho fatto, ecco, mi posiziono magari qui dove c'è un po' più di contrasto con la finestra scura, ecco, vedete che il funzionamento è molto semplice. Zoom magari perché è un po' piccolina la finestra. Allora, vedete, ci sono delle righette qui che scadono, che scalano man mano e sono praticamente la clessidra della validità del codice. Quindi ogni 30 secondi scadono e cambia codice sopra. Vedete, è cambiato codice, sempre il codice 6 cifre. Qui potete forzare la creazione con Next di un altro codice. Vedete, ne ha creato un altro immediatamente, cioè senza aspettare che scadesse, però non è molto importante questa funzionalità. La più pratica è appunto il copy qua sopra, perché se voi fate copy, vi copia appunto il codice corrente e penso che se faccio incolla da qualche parte qua, vedete, mi sono ritrovato il mio codice già senza lo spazio in mezzo, è già pronto per essere incollato nella mia finestra di login, praticamente in questa, faccio copy e faccio incolla qui per la verifica in due passaggi, voilà. Vedete, molto semplice come applicativo e continua a generare i codici, né più né meno che se fossimo sullo smartphone. Vedete, molto pratico. Quindi questa è l'alternativa sul PC all'uso di codici con lo smartphone. Quindi se voi con il vostro PC personale volete accedere al vostro account Google, ma non volete far capo allo smartphone, non potete far capo allo smartphone, potete installare questo applicativo molto semplice, che vi fa lo stesso lavoro, l'avete lì a portata di click, insomma. Ecco, per chiudere c'è la piccola X qua, mettete qui e lo chiudete e si spegne l'applicativo. Così come l'avete installato facilmente, potete anche disinstallarlo facilmente, perché dove viene installato questo applicativo, andiamo a prendere la sua cartella, dov'è? Ecco qua, il lungo out, jout, c'è anche lo script di uninstall, quindi disinstallazione per togliere dal sistema questo programma, lo possiamo anche fare, quindi facciamo esegui, lo togliamo, quindi così vedete che si pulisce di nuovo tutto come prima, fate next, ed è già finito, due passi, vedete, sparita la cartella dove c'era il programma, è sparito tutto, sono spariti anche i lanciatori, tutto pulito, tornato come prima, quindi vedete che è anche un programma discreto che non vi sporca il vostro sistema per nulla. Però avete visto come funziona, genera i codici per la verifica in due passaggi. Ecco, una prima nota importante è che l'algoritmo di generazione di questi codici sia sullo smartphone che sul PC si basa sull'ora dell'apparecchio sul quale sta girando, quindi il PC e lo smartphone devono essere sincronizzati in quanto orario. Oggi come oggi, avendo l'orario sincronizzato in rete, sia lo smartphone sia il PC, non c'è problema, però è meglio saperlo. Caso mai ci fossero dei problemi con i codici che non vengono accettati, un motivo potrebbe essere proprio quello, il più banale, che l'ora non è sincronizzata come si deve. La nota importante, è ancora più importante invece, che bisogna sapere questa cosa, è che per questioni di sicurezza Google consente di avere attivo un solo generatore di codici per ogni account, ovvero se nell'installazione precedente del programma io avessi usato veramente la mia chiave segreta del mio account Google, immediatamente i codici generati sullo smartphone per lo stesso account Google non sarebbero più validi, sarebbero validi questi del PC. Se io impostassi sullo smartphone successivamente per lo stesso mio account Google lo stesso generatore di codici, se rifacessi lo stesso lavoro sullo smartphone, non sarebbero più validi i codici generati dall'applicativo qui sul PC. Quindi uno esclude sempre l'altro. Per lo stesso account, che sia del PC che sia di Google, ricordatevi che solo un generatore di codici alla volta genera i codici validi, non potete avere l'alternativa, insomma, non potete dire ok, l'ho installato sul PC, se voglio uso quello, se no, se non voglio uso lo smartphone, no, o uno o l'altro, proprio per sicurezza.
Ricordatevi di questo, per non restare magari tagliati fuori, che ne so, fate una bella prova con il vostro programma sul PC, non vi ricordate che sono validi i codici di quello, andate in giro con il vostro smartphone tranquilli, volete accedere al vostro account Google e i codici non vi vengono accettati. Perché? Perché ha preso sopravvento l'installazione sul PC, quindi attenzione, eh? Attenzione che un solo generatore per ogni account di codici, quindi potete avere quanti generatori volete di codici, ma per account diversi, ma per lo stesso account può essere o il telefono o questo programma sul PC nel nostro caso. Ecco, naturalmente, così come per la mia user del PC, diciamo, sono stati generati dei codici di emergenza, così è previsto naturalmente anche per l'attivazione della verifica in due passaggi per il vostro account di Google, del Gmail, è previsto la stampa di codici di emergenza anche per quello, perché il sistema è sempre uguale, quindi così come sono stati creati qui degli account, scusate, dei codici di emergenza per la mia user del PC, così vi verranno creati dei codici di emergenza o di backup anche per il vostro account Gmail di Google. E questi devono anche loro essere stampati, tenuti al di fuori dell'account, tenuti lì a portata di mano in caso di problemi. Questa è la prima cosa da fare una volta attivata la verifica in due passaggi. E la procedura stessa di attivazione della verifica in due passaggi prevede proprio di farvi stampare questi benedetti codici di emergenza, perché non si sa mai, magari non li userete mai, magari ne avrete bisogno subito. Ecco. Per concludere questo video, diciamo che tutta sta bella storia, sono stato qui tutti questi minuti di video a spiegarvi cos'è la verifica in due passaggi, che è interessante, che vi aumenta la sicurezza e tutto. Vi ho fatto vedere, perché è lo scopo del video, l'alternativa all'uso dello smartphone. Quindi vi ho detto che il modo più comodo di usare questo sistema è proprio usare lo smartphone, ma allora a quale scopo intestardirsi a non usare lo smartphone, a vedere se c'è un'alternativa? Qual è lo scopo se è così comodo usare lo smartphone e lo smartphone ormai oggi l'abbiamo sempre con noi? Beh, un senso può averlo, qualora non si possegga uno smartphone. Visto che noi l'abbiamo, non diamo mica per scontato che tutta la gente di tutto il mondo abbia uno smartphone. Anzi, poi altre categorie di persone che usano smartphone che non ha o non ha ancora l'app di Google. Quindi, prima categoria di persone, non diamo per scontato che tutti abbiano uno smartphone. In seconda istanza, non diamo per scontato che tutti usino uno smartphone che hanno a disposizione questa app. Lo dico perché allo stato attuale questa app Google la fornisce ufficialmente solo per Android, ovviamente, iOS, quindi per il mondo Apple, e BlackBerry. Quindi tutti quelli che usano smartphone con sistemi Windows Phone, Firefox OS, Tizen, Selfish OS e Ubuntu Touch in futuro, anche se non sono ancora usciti questi telefoni, ma stanno per uscire, insomma. Se voi usate uno di questi sistemi operativi per il vostro smartphone, non avete allo stato attuale almeno un'app Google Authenticator. Quindi, volendo usare la verifica in due passaggi, come fate se non avete il generatore di codici a portata di mano con il vostro smartphone? Potete usare sul vostro PC o sul vostro portatile o dove volete voi. Per esempio, appunto, l'alternativa è questo JAuth scritto in Java, quindi valido per varie piattaforme. È una buona alternativa se lo installate su un portatile, quindi vi portate il portatile con voi. Per esempio, eh? Ecco che quindi un senso ce l'ha a andare a cercare a intestardirsi un'alternativa, anche se appunto la via più diretta e più pratica e più confortevole è comunque usare l'app sullo smartphone, ovviamente per ovvi motivi è più immediato che avere un programma su un portatile che dovete accendere il portatile, avere il codice e accedere al vostro account Google. Però appunto un senso ce l'ha e quindi
nelle mie ricerche in rete ci ho messo un attimo prima di trovare questo applicativo, però una volta provato e visto che è funzionante, ho deciso di fare appunto questo video perché non si sa mai, è meglio sempre avere un piano B, ecco, come dire, un'alternativa di riserva che qualora lo smartphone vi cade per terra, cosa faccio? Ecco, codici di backup e eventualmente questo simpatico applicativo facilmente installabile. Ecco. Spero di non essere stato troppo lungo, anche se la tendenza è sempre più o meno quella per me. Spero comunque anche, come sempre, che questo video tutorial vi sia stato utile o vi sia stato soprattutto di stimolo, vi abbia fatto da stimolo per attivare la verifica in due passaggi che personalmente mi sento di consigliare. Meglio averla che non averla. Ecco, con questo vi saluto. Ciao ciao e al prossimo video!